Un'altra speranza contro il Covid è racchiusa qui, in questa sacca di colore giallo. È il plasma, cioè la parte liquida del sangue. Proviene da persone guarite dal Covid. L'ospedale di Mantova, insieme al San Matteo di Pavia, è pioniere di questa sperimentazione. Il plasma raccolto viene purificato e diventa un vero e proprio farmaco, pronto per essere infuso in pazienti affetti da Covid con insufficienza respiratoria acuta. All'ospedale di Mantova già 22 pazienti gravi hanno ricevuto infusioni di plasma. Tutti sono migliorati e alcuni già guariti. Il plasma ci ha dato dei risultati sorprendenti. I miglioramenti sono immediati. E quando dico immediati, dico nel giro di poche ore. Pazienti che normalmente noi facevamo fatica a svezzare dalla ventilazione meccanica, dopo aver infuso il plasma riusciamo a svezzarli. Pazienti che erano intubati, riusciamo a estubarli. La durata media del ricovero nella nostra terapia intensiva, che normalmente era di 16 giorni, adesso si è ridotta a 5-6 giorni. È stata curata così anche una donna incinta alla 24esima settimana, ricoverata in terapia intensiva per Covid. E come andiamo oggi? Oggi decisamente meglio. La febbre? La febbre è da ieri che non c'è più, non è più ricomparsa. Quindi dopo la seconda sacca di plasma è scomparsa anche la febbre? Immediatamente. Il respiro? Decisamente meglio. Molto bene. Anche la piccola nella pancia sta bene. Si chiamerà Vittoria. Niente, Pamela, direi che il tuo polmone si è proprio normalizzato. Anche se le evidenze sono ancora preliminari, gli anticorpi del plasma sembrano un farmaco potente. Nelle precedenti epidemie da coronavirus è stato utilizzato il plasma convalescente. Ci sono numerosi studi che dimostrano l'efficacia. È l'unica terapia specifica contro il coronavirus attualmente in nostro possesso. È una terapia che è un peccato non utilizzare, ma quando dico un peccato intendo dire un peccato mortale e non un peccato veniale. È una terapia che va implementata, è una terapia con pochissime complicanze. Non abbiamo osservato alcun effetto collaterale.